Adesso diamo la parola al dirigente scolastico di Francavilla. Prego. Allora, sono onorato in prima persona di essere qui con i ragazzi delle quinte elementari di Francavilla. Onorato perché non ci aspettavamo questo invito oggi, né questo invito a parlare. Devo dirvi una cosa che dicevo poco fa, molte volte ce la prendiamo con i ragazzi, però vedevo che i ragazzi erano molto attenti, gli adulti erano distratti, questo non per fare il preside fuori luogo, però molte volte diciamo ma i ragazzi in questa società come crescono, no, stanno crescendo bene grazie a Dio, ci dobbiamo chiedere come cresciamo noi con la nostra distrazione. Allora, niente, volevo chiedere un momento al dottor Chetoni, perché i ragazzi erano interessati in cose, perché leggono nell'etichetta residuo fisso. Allora, nel pullman ci diremo bacino imbrifero e bacino idrogeologico, che insomma dicevamo qua, poi ve lo spiego, ma ci potete dire, ce la potete leggere un'etichetta? Sembra una cosa strana, ma ve la chiedo proprio così per soddisfare la curiosità dei ragazzi. Poi ne approfitto per salutare voi, di dove siete ragazzi? Di Viggianello, che classe fate? La quinta media! Quinta elementare! Ma voi già siete venuti qua, noi è la prima volta che veniamo in questo stabilimento, abbiamo visto la centrale del Mercure, ma è straordinario. La scuola dovrebbe ogni 10 giorni, lo dico davanti ai sindaci, dovrebbe ogni 10 giorni prendere un pullman e girare, perché la gabbia dell'aula ormai è troppo stretta. La cultura deve intersecare la vita, altrimenti faremo crescere la noia. Lo dico anche alle mie docenti con cui ci intendiamo su questo, va bene? Grazie per averci ospitato, grazie sindaco.